Un saluto, amici della rete. Forse qualcuno di voi avrà notato che questo canale languo un pochettino. I motivi principali sono dovuti in parte ai numerosi impegni che ho ultimamente, ma soprattutto quelli in ambito mountain bike sono dovuti al fatto che la mia attrezzatura era iniziata a diventare un po' troppo ingombrante, un po' troppo complicata. Il drone, sì, bello, bellissime riprese, però insomma un peso da portarsi dietro e quant'altro. Anche la mia GoPro, la telecamera con cui stavo facendo le ultime riprese, la GoPro 9, anche quella un po' ingombrante, dimensioni un po' eccessive, soprattutto nella 9, che sono aumentate tantissimo le dimensioni ed il peso, l'attacco da torace per fare delle riprese in primo piano. Era insomma tutta attrezzatura da aggiungere allo zaino che spesso e volentieri ti faceva dire: ma io vado a farmi la mia bella uscita in mountain bike, chi se ne importa di portarmi dietro tutto questo materiale per fare le riprese. Per cui alla fine in parte ho tolto tutto quanto e avevo rinunciato un pochettino a fare queste riprese di questi video. Ma adesso credo di aver trovato la action cam ideale, perlomeno per i miei scopi, non voglio convincere nessuno e quant'altro, ma per le mie esigenze penso di aver trovato una action cam veramente simpatica, un'action cam che bilancia bene la qualità delle immagini, anche se non sono eccelse, anche se non è il 4K, vedremo che non arriva a 4K, ma soprattutto la praticità e la facilità nel portarmela dietro e le ridotte dimensioni e il ridotto peso, ma soprattutto alcune caratteristiche particolari. Sto parlando della Insta360 Go 2 e già potete vedere le dimensioni di che cosa stiamo parlando. Ma vediamo come va, vediamo alcune caratteristiche particolari. Sigla! Insta360 Go 2. Perché innanzitutto? Beh, innanzitutto lo vedete, le dimensioni veramente veramente ridotte al minimo. Stiamo parlando di, ve lo faccio come raffronto con una matita, di cosa veramente piccola. Il peso è veramente irrisorio. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica fondamentale è il supporto. Nella parte posteriore la Go 2 è magnetica. Questo fa sì che tutta una serie di suoi accessori sono magnetici. Il primo accessorio fantastico, fondamentale di tutto, per fortuna incluso nella confezione originale, è il medaglione. Medaglione da collo con la fantastica caratteristica che la Go 2 si attacca al medaglione. Quindi vi indossate il medaglione, ve lo indossate, lo infilate dentro e la Go 2 rimane appiccicata. Addirittura anche in posizioni particolari, laterali. Il medaglione è assolutamente leggerissimo, ve lo dimenticate. Io la prima volta che l'ho messo per provarlo, me lo sono dimenticato, mi sono accorto di avercelo la sera quando ho tolto la maglietta e mi sono ritrovato il medaglione appeso al collo, quindi proprio non lo sentite per niente. Inoltre su internet c'erano alcune recensioni, alcuni video che dicevano che non conveniva l'utilizzo di questo accessorio, soprattutto appunto nella pratica della mountain bike, perché c'era il rischio che la Go 2 nei salti, negli sconquassi, potesse cadere e perdersi. Per testare questa cosa, ovviamente non volevo perdermela, mi sono stampato in 3D un accessorietto progettato e stampato da mettere intorno alla Go 2 con un filo di salvataggio e quindi a questo punto ho fatto queste riprese
che, come potete vedere, dimostrano che la Go 2 resta attaccata anche con sollecitazioni estreme. In tutto il giro che ho fatto, la Go 2 non si è mai staccata dal medaglione. Secondo accessorio, di nuovo compreso nella confezione standard della Go 2, è la sua custodia. Come vedete, anche questa piccolissima, minimale, ma ha tutta una serie di caratteristiche fantastiche. Innanzitutto la Go 2 si inserisce magneticamente all'interno. La custodia funge anche da telecomando per impostare, far partire le riprese, selezionare le varie modalità, video, time-lapse, slow motion e quello che volete. Certo, avete anche l'app sul telefonino, però questa è una comodità estrema. Inoltre, la Go 2, una volta chiusa qui dentro, la mettete in tasca e vi posso assicurare che ho fatto un giro con questo accessorio in tasca per tutto il tempo senza grossi fastidi. E se ti viene voglia al volo di dover dire qualcosa, tiri fuori la custodia dalla tasca, apri, accendi la telecamera e riprendi. Oppure hai voglia di riprendere il panorama circostante. Questa custodia diventa un treppiedi, per cui potete utilizzarla come treppiedi per tenere la telecamera e fare riprese. Ultima caratteristica, ancora più fantastica, è che questo accessorio contiene una batteria. Quindi avete la batteria della Go 2 e la batteria della custodia. Per cui quando inserite la Go 2 nella custodia, la custodia ricarica la Go 2. Fantastico, ragazzi. Io l'ho usata per un giretto di 2-3 ore, queste riprese che vedete, e la batteria della Go 2 è rimasta inalterata. Questo fa sì che ho una action cam piccola, portatile, con uno strumento per mettermela a petto comodissimo. Che dirvi? Vi lascio alle mie conclusioni finali. Considerazioni conclusive della Insta360 Go 2. Ma che dire, una fantastica action cam. Le riprese le potete giudicare da voi, da questo video. La telecamerina di per sé l'avete vista, piccolissima, leggerissima, non si sente assolutamente portandola in giro, neanche all'interno della sua custodia. Il medaglione al collo assolutamente non si sente, come non portarlo, tant'è che si dimentica di averlo addosso. La telecamera agganciata al medaglione perfettamente stabile, assolutamente non si è mai sganciata durante tutti i vari spostamenti, durante i vari saltini, torpetti, passi che abbiamo fatto. La durata della batteria ancora non so ben definirla, perché insomma l'ho usata poco ancora. Sicuramente un consiglio che devo darvi è di mettere in auto la modalità wifi, in modo che non sta sempre accesa, perché altrimenti la batteria diminuisce molto velocemente. Comodissima la funzione treppiedi della custodia. La custodia si porta tranquillamente in tasca, non dà assolutamente nessun fastidio, anche se probabilmente poi io adesso farò un taschino nello zaino per inserirla, ma solo per comodità. Si estrae e si rimette velocemente anche con la bici in movimento, perché è veramente piccola, veramente comoda. Insomma, che dire, una telecamera che mi ha veramente sorpreso e per ora veramente soddisfatto al 100%. Per cui
ve la consiglio assolutamente come action cam, anche nella versione base. Assolutamente non serve per ora nessun altro, non sento la necessità di assolutamente nessun altro accessorio aggiuntivo. Insomma, una telecamera che per ora mi ha soddisfatto al 100%, e la dimostrazione lo vedrete con eventualmente l'aumento, spero, della produzione di nuovi video relativamente al mondo mountain bike e ai panorami Abruzzo e Marche. Un saluto, amici della rete.